Allora, Massimo Gramellini, giornalista del Corriere della Sera e della RAI, come si concilia fare il giornalista su un quotidiano e in TV? Insomma, si concilia con tanta fatica perché sono due linguaggi diversi, però anche tanto divertimento. Facendo la televisione ho scoperto quanto è importante oggi raccontare delle storie. Si dice spesso, no, questa cosa, lo storytelling, a parte di dirlo, è diventato anche un luogo comune, però in realtà è proprio così. Se tu racconti un problema non riesci ad attrarre l'attenzione del pubblico, ma se quel problema lo trasformi in una storia di un essere umano, allora se io dico che nel mondo c'è la siccità, magari la gente lo sa, ma se tu gli racconti la storia di quel contadino che va nel pozzo, non trova l'acqua, allora immediatamente cambia l'attenzione. Cioè, Montanelli diceva, all'uomo interessa l'uomo, ed è proprio così. Io credo che sempre di più in questi anni bisognerà, per arrivare al pubblico, comunicare attraverso il racconto e molto meno attraverso il commento. È più facile raccontare scrivendo o parlando in TV? Ma diciamo che per me sicuramente è più facile raccontare scrivendo, perché credo che sia, insomma, un po' la mia vocazione quella di scrivere. La televisione è molto più complessa, scrivere lo puoi fare anche a casa in pigiama mentre ti bevi un caffè. Invece la televisione ovviamente ha tutta un'altra serie di elementi che sono però importantissimi. Io le prime volte mi arrabbiavo, ma magari facevo un monologo in cui credevo tantissimo, poi mi arrivavano i messaggini: avevi la camicia stropicciata, perché in televisione conta anche avere la camicia non stropicciata. Sembrano sciocchezze, ma la televisione è innanzitutto immagine. Poi se ci metti dentro anche dei contenuti, però la gente li apprezza, perché non è vero che il pubblico è stupido, è una pigrizia. Il pubblico è tutt'altro che stupido, il pubblico è molto intelligente. Sta passando una laureata con l'alloro in testa. Ecco, questa è una raffinata riflessione goliardica, però sì, è proprio così. Io credo davvero che oggi il pubblico è molto più preparato di quello che noi rispetto a quello che qualcuno crede. Ecco. Io ho molto rispetto dalla gente. Per quanto riguarda il tuo lavoro sul Corriere della Sera, tu hai cambiato testata da poco. È stato difficile ripartire da una testata nuova? Ma certo, cambi, intanto devi pensare che stai cambiando i lettori, no? Io sono comunque un torinese che ha scritto per tantissimi anni ai lettori che erano persone, diciamo così, del suo mondo. Il Corriere è un grandissimo giornale, il primo giornale italiano, quindi mi ci sono avvicinato in punta di piedi, devo dire che mi trovo benissimo, è una redazione straordinaria. Io, tantissimi anni che faccio questo mestiere, non avevo mai lavorato in un luogo dove c'è un gruppo di direzione così compatto, una squadra così armoniosa, veramente un'atmosfera strepitosa. In più aggiungi che c'è questo luogo, via Solferino, che io ogni volta che entro, se sono al telefono, abbasso subito la voce, perché tutte queste foto che ti guardano dai muri, Pirandello, Buzzati, cioè capisci che in quei corridoi è veramente passata la storia della letteratura, non solo del giornalismo. Quindi i luoghi contano, l'energia, qualcosa rimane, e insomma me lo trovo appiccicato alla giacca tutti i giorni, e questo mi dà molta energia.